Monsignore Mamma. Oh, ci siamo, eh? Ci siamo. La carta. Subito. La carta. Ecco fatto. La carta. Ecco fatto. Ma carta, portate sempre a pezzi. Donna, è il momento di scherzare. No, scusatevi. È l'emozione. È la contentezza. Sa che cosa faccio? Io adesso mi tolgo il camice. Mi tolgo il camice e lo do a lei, va bene? Glielo do? Vuole il camice? No. Stia zitto! Mamma, chi lo sa chiuso nel mio gabinetto? Lo sa chiuso in galera, non è la stessa cosa. Vale, è sempre chiuso. Sì. Che vuoi? Niente. Te volevo conoscere. Volevo vedere in faccia chi sei. E allora? Tempo al tempo. E ricordati che se tu sei il gigante de Rodi, io non so il nanetto di Biancaneve. In campana, eh? Mm. Dimmelo tu avanti. Che devi Dimmelo fare? Tu cosa devo fare io? Ma dovevi fare niente. Dico, è stato un besigno, non un slinguato. Cioè, è un livello... Non voglio sentire più besigno. Fico nervoso. Non me la sento. Mi senti che rumore che mi fa lo stomaco. Ma vi rendete conto della cazzata che stiamo facendo? Scusate, cosa ho fatto di male per avere la maschera di... Guarda che non è... È Cossiga. Ma come Cossiga? Cossiga mi sta sulle palle. Insomma, adesso basta. Se
me dal fè, me dal fè, ma scolunite e tartante di cazzare sempre. Ma tutta la quota guagnando me. A Roma, ma che bello guagnando me. Bello, mannaggia. Ma è possibile che a Roma non lo si può. Mannaggia. Ah, adesso mi ricordo. Da Peppino. Da Peppino. Disgrazia, mannaggia. Io non l'avevo conosciuto. Ho visto che mi ha detto lo schermo. Non si vedeva che c'è. E l'aspetto. E l'aspetto. Ma perché io mi sono tutto il mondo. C'è la faccia lì sul tetto. C'è la miseria, padre, stiamo aspettando voi! Che stai, pellegrinaggio? Sì, tu me lo dici a Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo. Ciao. Ciao Pasquale. Quando è cosa? Auguri, Grazie. A tante buone, Pasquale. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia. Errore maledetto. Guarda, non mi far diventare volgare, lasciamo perdere, va, che sono una signora. Ah, sei una signora? Ah, tu sei una signora? Ma chi ti credi di essere? La signora Morabito. Ce le vogliamo ricordare le origini della signora Morabito? Quando t'ho conosciuto io, tu facevi la manicure a Corso Trieste, al 12. E allora te, avvocato, te lo sei scordato che prima di incontrare Patrizia c'avevi lo studio nel sottoscala al Prenestino, eh? E che dopo che hai attaccato il cappellone c'hai lo studio ai Parioli. Ma parli tu, parli. Ma è roba che vieni dal Tuscolano. Quando tu tornavi a casa con la metropolitana scendevi a Porta Furba. Ma sta coatta. Coatta a me? A te. Tu a me dici coatta? A te te lo dico, siamo solo in due, a te te lo sto dì. Ma sto capone burino ripulito che non sei altro. Aspetta, zitta, zocco. Ah, perché non è vero che ti sei fatta mezzo circolo del golf? E tu allora? Che dice che sei andato con la Filippina? Con la Filippina? Con la Filippina? Con la Filippina? Beh, con la Filippina che c'è di male? Con la Filippina? Anzi, e che Filippina? Con lei è molto meglio perché quando finiamo di fare all'amore lei rifà il letto, mi sistema il pigiama e poi mi dice grazie avvocato, grazie. Ma certo, come il portiere, meno male che mi tradito. Oh, hai finita. Mi hai messo le mani addosso.